Elodie Di Patrizi riparte dopo la delusione, il nuovo progetto. Elodie Di Patrizi si rimette al lavoro dopo la delusione ricevuta. Ha partecipato 2 anni fa al talent show più famoso di Canale 5, quello realizzato da Maria De Filippi, per poi partecipare al Festival della Canzone Italiana tra i grandi della musica. Elodie Di Patrizi durante il corso della sua, al momento breve, carriera non si è fatta mancare nulla. Reduce dalla scottante delusione della cancellazione del suo concerto di Milano, le cattive voci sul web dicono che il motivo di tale scelta sia stata la scarsa vendita dei biglietti dell'evento. Non si perde d'animo e torna subito in studio di registrazione per la realizzazione del suo terzo album di inediti. E la stessa cantante, Elodie Di Patrizi, a rivelare sul suo profilo Instagram la novità. Finalmente iniziamo a parlare di musica, pensando al futuro, comunica l'interprete di Tutta colpa mia ai suoi fan, attraverso l'aiuto dei social network. Elodie Di Patrizi torna al lavoro dopo la scottante delusione. Negli scorsi giorni è stata uno dei personaggi più chiacchierati del momento, poiché secondo alcune indiscrezioni Elodie Di Patrizi sarebbe ritornata da Lele dopo il presunto flirt con De Martino, anche se la cantante ha più volte smentito le voci sulla sua relazione con il ballerino professionista di Amici di Maria De Filippi. Ma ad Elodie poco importa. Preferisce concentrarsi sulla sua carriera musicale ed ignorare le voci che corrono sulle riviste, e siti internet, di gossip. Dopo la cancellazione della tappa di Milano, Elodie Di Patrizi appare più determinata che mai a voler dominare il palcoscenico su cui tanto ama esibirsi. Noi non possiamo che farle un grosso in bocca al lupo per il suo terzo album di inediti in uscita, anche se sicuramente non vedrà luce a breve, visto che la cantante è alla fase iniziale della realizzazione del progetto.